prima di passare poi a Don Luigi, parlavi, fatto riferimento alla questione economica, un esempio molto calzante, Giacomo. Il problema, uno dei problemi delle motivazioni all'interno dei flussi migratori, oltre che scappa da una guerra o da situazioni diverse, c'è fondamentalmente una motivazione economica, di mera sopravvivenza oppure di ricerca giusta di una vita più dignitosa e migliore. E questa forse, questa componente qui, quella che dà più, tra virgolette, allarme, giustificazione, che questa, tra virgolette, ci portano via il lavoro, le cose, magari poi è anche il lavoro dei raccoglitori, no, a un euro all'ora. Ma c'è una cosa? C'è una componente non detta delle migrazioni che sfugge sempre molto all'analisi degli analisti, anche, e i migranti non ne parlano mai perché, diciamo, non l'hanno decifrata, ma è una cosa insita. E a me capita poi, quando ne parlo un po' con questi ragazzi, che è la speranza di vita. Non è solo speranza di vita, cioè mangiare, bere, avere un letto, cioè proprio campare un po' di più. Se voi pensate che ci sono paesi come il Niger, no? Il Niger che ha il 94% della popolazione totalmente analfabeta, no? Poi il paese da dove si prende l'uranio per le centrali nucleari francesi, noi naturalmente siamo sempre seccati con i francesi, poi ci dimentichiamo di dire che siccome noi non abbiamo le centrali nucleari, compriamo elettricità dalle centrali francesi, ma in questo, la speranza di vita è bassissima, gli uomini stanno intorno ai 60 anni, quando va bene le donne più o meno a 70. Stiamo parlando di casi, ma la media è veramente in altri paesi perfino più bassa. Allora voi pensate al tempo di internet, della comunicazione di massa, che cosa vuol dire, no? Anche qual è l'impatto visivo per un ragazzo, per un giovane, no? Vedere dei posti dove ci sono per esempio gli anziani che stanno bene e scoprire che a 60 anni si va ancora a lavorare e che ti puoi curare se stai male. Questa è una cosa di cui si parla sempre pochissimo, ma la distanza che c'è tra il primo mondo, cioè il nostro, e il terzo e il quarto mondo, nella speranza di vita arriva a superare in qualche caso anche i 30 anni. 30 anni. Pensate che cosa vuol dire un paese nel quale la speranza di vita per un uomo adulto è 55 anni, no? E io vado incontro magari il mio coetaneo, quindi diciamo quasi 47enne quanto me, e però c'ha la faccia di uno che di anni ne ha 70, 80. Questo, diciamo, è un aspetto sempre molto trascurato e che invece non dovrebbe essere mai trascurato. C'è molto anche dell'attenzione che bisogna avere per le persone e di quello che realmente andrebbe fatto in alcuni paesi e non si fa. E non si fa perché la questione non è solo economica. Poi c'è la grande menzogna dei migranti economici, certo che esistono. Qualcuno dice, beh, però non possiamo mica far arrivare l'Africa tutta qui. È vero, infatti l'Africa non pensa di venire tutta qui perché l'80% della migrazione africana è una migrazione interna, il 20% è una migrazione esterna. Se voi pensate che negli ultimi 5 anni in tutta Europa, è arrivato un numero di migranti che corrisponde proporzionalmente al numero dei cittadini europei, parlo dell'Europa politica, non di quella geografica, no? Siamo circa 500 milioni, ecco, il totale dei migranti arrivato negli ultimi 5 anni corrisponde allo 0,8% della popolazione europea. Non mi vengono a raccontare che sia impossibile, diciamo, dare ospitalità allo 0,8%, c'è un problema di redistribuzione, di automatismi, e a qualcuno conviene che ci sia questo problema perché per esempio la riforma del Trattato di Dublino prevedeva l'obbligo di redistribuire i migranti che sarebbero approdati per esempio nelle frontiere sud, sulle frontiere sud, quindi la Grecia, l'Italia, la Spagna, il Portogallo, Malta. Si è deciso che Dublino non andava riformato, e quando sarebbe stata un'ottima occasione invece per anche redistribuire meglio, rendere anche più vivibili alcuni quartieri dove mi rendo conto che i problemi ci sono, non bisogna nasconderselo. Però bisogna andare alla radice, diciamo, di queste difficoltà. E quindi già solo questo vi dice di come con una redistribuzione equa nessuno avrebbe paura dei migranti economici. Poi se aggiungiamo anche un dato demografico, ho letto recentemente le proiezioni di alcuni demografi che dicono che
probabilmente senza migranti nel 2050 gli italiani sarebbero 20 milioni, nel 2060 20 milioni, roba del genere. E si risolverebbero un sacco di problemi occupazionali in questo modo, visto come vanno le cose, nascondendo la realtà, diminuiscono i cittadini, i residenti, e quindi non è il problema la diminuzione dei posti di lavoro, è diminuito alla fonte il problema. Ma battute a parte, sui migranti economici c'è una grande mistificazione che bisogna dire. Io nel 2011 ero per esempio in Somalia, e era una mia fissazione andarci dopo Ilaria Alpi e tutto il resto, e bisognava andare perché c'era in quel periodo una guerra terribile, soprattutto intorno a Mogadiscio, e c'era una carestia tra le peggiori mai viste negli ultimi anni. Che cosa però era accaduto? Un fenomeno strano, abbiamo osservato insieme a colleghi stranieri in quei giorni, anche funzionari delle Nazioni Unite. Circa 1,5 milioni di persone nel giro di un paio di settimane si spostarono dal sud della Somalia verso il Kenya, in particolare una città che si chiama, non esiste geograficamente questo luogo, il Dadaab, che è il più grande campo profughi del mondo. Una popolazione come la città di Milano, però tutta fatta di tende, quindi immaginate a perdita d'occhio, l'orizzonte è fatto solo di tende. E non si capiva però come fosse stato accelerato questo meccanismo di fuga dalla fame, dalla Somalia al Kenya. E così che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che i guerriglieri al-Shabaab, che a quel tempo cercavano di conquistare il sud della Somalia, approfittando della carestia, erano riusciti ad alterare anche i prezzi dei beni primari, in particolare la manioca, il riso e altri beni, che il riso in quei giorni costava, ricordo, quanto in un supermercato in Italia. Allora, di fronte a questo, una famiglia cosa può fare? Un padre di famiglia che non ha da mangiare per i propri figli, perché c'è la carestia, non hai nessuno che ti aiuta a far arrivare l'acqua, le bestie muoiono, devi scappare, devi andare lì. E questa in realtà era la fame usata come arma di guerra, cioè erano stati alterati i prezzi al mercato perché milioni di persone si spostassero nelle città, le città si spopolassero, e in questo modo i guerriglieri potevano entrare quasi senza incontrare resistenza, e così avevano conquistato Bosaso e altre città somale. Ora, da un punto di vista tecnico-giuridico, quelli erano tutti migranti economici, perché non fuggivano da qualcuno che li stava bombardando, erano tutti migranti economici. E però gli studi che poi le Nazioni Unite hanno fatto successivamente, perché voi sapete i tempi sono sempre lunghi per verificare e accertare, hanno confermato che in quel caso la fame era stata utilizzata come arma di guerra non convenzionale. Se noi pensiamo che per esempio in questo momento le principali guerre del mondo, tra le principali, si svolgono per la terra, quello che non si dice, ad esempio sul caso di Boko Haram in Nigeria, si dice una guerra religiosa per islamici contro cristiani, c'è naturalmente anche un aspetto di questo tipo, ma il problema principale è la conquista della terra per le fattorie e per gli allevamenti, perché i Boko Haram e gli islamici sanno che nel tempo i villaggi con l'etnia maggioritaria cristiana avevano, anche per via della cooperazione economica che i cristiani sanno fare, erano riusciti ad acquistare molte terre, e le terre sono ricchezza, perché dove c'è la terra c'è vita, c'è acqua e c'è prospettiva di futuro. E è una guerra in quel caso che si combatte per ragioni economiche. Ci viene raccontato che però è un conflitto a sfondo religioso, e quindi dobbiamo stare attenti perché gli islamici, tutti cattivi con la scimitarra, vogliono conquistarci e le solite storie. Così come tante volte mi è capitato di osservare in altri paesi. Però io prima di chiudere volevo dire anche due cose di speranza, no? Perché poi io penso che il ruolo di un giornalista sia trovare anche il bene dove c'è. E nelle aree di conflitto, nelle situazioni delle migrazioni forzate, il bene c'è veramente. E questa è una cosa che ho imparato, non posso dire che non lo dico perché qui, lo dico perché qui, da Don Luigi, perché tantissimi anni fa in Sicilia avevamo cominciato con una piccola associazione anti-racket a Scordia, in provincia di Catania, intitolata a un imprenditore che si chiama al presente ancora Nicola D'Antrassi, ammazzato, ma non è stato mai trovato un colpevole. Una volta venne Don Luigi e una cosa che mi colpì rispetto, questo lo dico rispetto alla memoria che dobbiamo così omaggiare,
omaggiare anche oggi, e che tante volte si dice appunto piedi di strada, noi li ingabbiamo molto per comodità. Poi Don Luigi fece un'omelia alla messa della domenica nel nostro paese e noi ci siamo guardati tutti dicendo una parola che in siciliano non è una parolaccia per noi, ma è quella lì, dicendo: ma davvero la fede può essere il sale dentro alla storia? Davvero può essere la spinta? E io queste cose le ho trovate. Non posso, per esempio, non parlare, quando si diceva prima, della responsabilità di ciascuno di noi di fronte al prossimo, nella singola persona, anche di fronte a fenomeni epocali. Penso a Lence, una donnina macedone che abita sulla ferrovia a Veles, la ferrovia che risale dalla Grecia fino alla Serbia, attraversa tutta la Macedonia. 5 anni fa, una sera, sente sulla massicciata della ferrovia dei passi, di notte, naturalmente si impaurisce, affaccia fuori, facce strane, 2 o 3, lei si richiude dentro. La sera dopo erano in 20, allora a quel punto col marito e i figli va lì, porta dell'acqua, del pane, erano i primi profughi siriani che percorrevano la rotta balcanica. Lence capisce che la grande storia, quella che lei guardava per televisione, bussava a casa sua. E che cosa fa? Chiama le Nazioni Unite, chiama i vicini di casa e comincia a realizzare una struttura di accoglienza informale. Allora l'ortolano portava la frutta avanzata, il panettiere all'inizio dava il pane avanzato, dopodiché ha capito come stavano le cose e produceva più pane del necessario ogni giorno. Io sento Lecce ogni tanto, ad oggi, poi dopo anni sono arrivate le Nazioni Unite chiedendo a Lecce cosa possiamo fare, come ti possiamo aiutare. Adesso diciamo la struttura è molto più organizzata, ma da allora ad oggi questo piccolo villaggio, senza chiedere un centesimo a nessuno, è riuscito ad assistere e dare accoglienza a oltre 250.000 migranti. Lo dico perché sono anche un giornalista cattolico, io lì ho visto veramente con i miei occhi la moltiplicazione del pane e dei pesci, perché è veramente impressionante. Così come da giornalista non posso non raccontare il primario del pronto soccorso di Mosul nel pieno del conflitto contro l'ISIS. Persone a cui hanno sterminato la famiglia, a cui hanno stuprato le donne. Ebbene, portavano sul letto d'ospedale i miliziani dell'ISIS colpiti durante l'offensiva e lui li ha curati tutti. Quando i suoi colleghi gli dicevano: ma perché? Questi sono quelli che ci hanno massacrato. Lui ha risposto: perché noi non siamo come loro. E ci sono grandi storie anche di profezia che riguardano anche la nostra Italia. La mia prima guerra nel 90, fine anni 90, era appunto, vi dicevo, dei Balcani. Un giorno stavo entrando in una casa disabitata, perché sapete, i giornalisti siamo un po' fissati, volevamo raccontare cosa era rimasto, diciamo, della vita domestica in questa casa. Magari, non so, la foto di famiglia, un giocattolo di qualche bambino. Mentre sto per entrare vengo bloccato da un combattente albanese dell'UCK, perché mi indica dei fili d'erba a terra. Non erano dei fili d'erba, erano delle antennine, diciamo, di una mina antiuomo. Queste mine, poi ho scoperto nel tempo, venivano prodotte da un'azienda italiana che si chiamava Tecnovar, che stava in Puglia. Dopo molti anni ho incontrato Vito Alfieri Fontana, che era proprietario, produttore e anche ingegnere della Tecnovar, il quale, nel silenzio generale, fu chiamato da Don Tonino Bello, e Vito salvò tutti i posti di lavoro della sua azienda, cioè reimpiegò i suoi dipendenti in altre aziende, non del settore delle armi, chiuse la fabbrica, litigando con tutti i parenti che erano soci con lui, ma con l'aiuto della moglie e dei figli, ed è diventato il primo sminatore dei Balcani. Si è fatto nell'assoluto silenzio più di 20 anni a sminare, vorrebbe continuare ancora adesso, ma a causa di una norma, perché adesso lui lo potrebbe fare da consulente del governo, perché lavorava con le ONG, ma in accordo col governo italiano, ma sapete che dopo, mi pare, 70 anni o 68 anni, non si può più neanche essere consulente delle amministrazioni pubbliche, e quindi lui materialmente non può sminare, ma in realtà lo continua a fare a distanza attraverso le persone che ha formato. Ecco, io penso, diciamo, da giornalista, che tutte queste storie singole poi entrano dentro una storia più grande,
E la nostra responsabilità è quella di dover raccontare queste storie singole per capire di più le storie più grandi, ma anche di offrire spunti di speranza, perché senza questi spunti di speranza probabilmente rischieremo un giorno di dover dare ragione a chi vuole farci credere che l'unico modo per proteggerci è ereggere muri e demolire ponti. E voi sapete che cosa succede quando casca un ponte. Grazie.